traffic, just like everybody else. But he always knew the importance of staying true to himself, cause all the other kids would hide behind him. Salve a tutti ragazzi, io sono Andre dello staff di Ultimate Team FIFA Italia. Oggi sono qui per portarvi una review a mio parere molto strana, perché non era in progetto che io dovevo fare questa review, dovessi fare questa review. Ho preso diamanti solamente per un mio scopo a livello di divertimento, soltanto che si è rilevato, a mio parere, non ho paura di dirlo, uno dei CEC più forti della Serie A. Vi chiedo in questa review di non sentire solo le mie parole, ma di buttare uno sguardo anche ai gol, in modo da capire veramente quello che sto dicendo. Diamanti si presenta con un 80 di overall, che è più 5 rispetto alla versione non in forma, un 68 di velocità, che è più 1, un 76 di tiro, che è più 5, 81 di passaggio, più 3, 83 di dribbling, più 3, 35 di difesa, più 3 e 65 di fisico, più 2 rispetto alla versione non in forma. Per quanto riguarda l'overall, ha avuto un upgrade di più 5 abbastanza sostanzioso, sia per quanto riguarda le statistiche generali che quelle, diciamo, nell'in-game, per esempio l'accelerazione, i passaggi corti pure sono stati aumentati un bel po'. La prima cosa di cui voglio andare a parlare per quanto riguarda Diamanti è la velocità. Diamanti si presenta con questo 68 di velocità, che apparentemente può sembrare poco, ma posso assicurarvi che in realtà in game non è poco, anche perché avete dal proprio lato il fatto che Diamanti è un ottimo dribblatore, perché è il suo primo pro, ovvero il dribbling. Dribbling che si collega anche ad agilità. Entrambi i pro riescono comunque ad annullare il fatto di avere questo 68 di velocità. Quindi velocità non è né pro né un contro. Però i primi due pro sono dribbling ed agilità. Un dribbling fantastico, ragazzi, veramente la palla gli rimaneva sempre incollata al piede. Ha anche un ottimo controllo palla, ma dribbling e agilità mi sono veramente risaliti subito agli occhi. Quindi questa è una cosa che mi ha fatto tantissimo piacere. Il terzo pro è longshot, perché state vedendo dalle clip, ha un longshot micidiale. A questo longshot ovviamente andremo a parlare anche con il quarto pro, ovvero i tiri. Per quanto riguarda Diamanti, non abbiamo una distinzione di tiri, è bravo sia con il tiro a giro che con il tiro di potenza, come dice anche l'Electronic Arts stessa come specialità o caratteristiche, specialità, che anche loro dicono tiro di precisione, tiro a giro. Come altro pro e ultimo pro abbiamo la finalizzazione. Finalizzazione perché Diamanti non è un giocatore bravo solamente nei long shot, ma troverete comunque vari clip dove durante le azioni praticamente lui andrà a fine sotto porta e riuscirà comunque a segnare. Io ora so che in questo gioco è un po' più facile segnare con i long shot, ma posso assicurarvi che Diamanti veramente ve ne butta dentro troppo facilmente rispetto anche agli altri. Io per esempio, non lo so, sarò sfigato io, ma relativamente ho ancora vari problemi a segnare con i long shot molto spesso. Con Diamanti questo problema non c'è stato proprio. Gli unici due contro di Diamanti ne andremo a parlare ora. Il primo contro è il fisico, perché diciamo cade veramente veramente spesso a terra, ma io ho già parlato che per quanto mi riguarda il fisico basso nei giocatori che stanno al centro, come per esempio ATT o CEC, è una spina nel fianco, però alcune volte può risultare anche utile, perché con Diamanti mi sono procurato, non vi ho messo nelle clip perché non credo andavano bene i rigori con tutti questi gol, ma mi sono procurato un sacco di rigori proprio perché non ha un fisico alto e quindi tende a cadere subito, tende a cadere facilmente e quindi tende a procurare punizioni e rigori. Per quanto riguarda le punizioni, faccio un post scriptum, vi ricordo che Diamanti ovviamente è anche uno specialista. Come work rates ha medio, ha 4 stelle skill, il suo prezzo si aggira intorno a 11.000 crediti. Il suo altro contro è il piede debole, forse è quello che rovina questo giocatore, perché ha 2 stelle piede debole e quindi vuol dire che con il destro è negato. Quindi dovrete un po' abituarvi al fatto, già la prima partita incominciate a capire. Dovete praticamente giocargli sul sinistro. Per quanto riguarda i passaggi invece non c'è nulla, nel senso non sono né un pro né un contro. State vedendo la schermata riepilogativa, abbiamo come pro dribbling, long shot, tiri, finalizzazione e agilità, e come contro abbiamo fisico, fisico e 2 stelle piede debole, scusatemi. State vedendo come voto un 8. Io ho messo 8 non perché sono pazzo, io ho messo 8 perché reputo il rapporto qualità
tanta qualità, prezzo, perché costa 11.000 crediti, quindi prezzo di scarto, veramente veramente alta. Quindi ho deciso di mettergli quest'8 perché veramente secondo me se lo merita tantissimo. Questo video è finito, io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo alla prossima review, bella!